benvenuti o bentornati da Videodrome in via Magenta 85. Sono sempre io, Federico Frusciante. Per chi non mi conoscesse, siamo sul mio canale YouTube. Chiaramente questi sono i consigli musicali. Era 3-4 mesi e anche di più che non li facevo. Mi andava insomma di riportare un po' di consigli musicali su questo canale. Quindi, al solito, per i consigli musicali che esistono ormai da qualche anno, è un disco degli anni 60, uno della decada dei 70, uno degli 80, uno dei 90 e uno della prima decada degli anni 2000 e uno per la seconda decada degli anni 2000 anch'essi. Quindi, come al solito, sarà un video veloce, 2-3 minuti a disco, tanto per parlare. Ne sono più consigli che altro, perché come sapete la musica, se non si ascolta, è veramente difficile secondo me da parlarne. Per questo che non riesco a fare video molto lunghi sulla musica, perché secondo me la musica va ascoltata. Vi posso dire che genere fanno, qualche pezzo mi piace di più, e poi sta a voi vedere se siete d'accordo oppure no. Quindi iniziamo subito con questo bel videozzo di consigli musicali che faccio proprio col cuore. Poi dopo di questo arriveranno i consigli letterali, poi si faranno i classici, poi probabilmente i consigli di giugno e poi la monografia di giugno di Bogdanovic, e poi insomma tutto il resto che verrà chiaramente, nonostante la calura estiva che già mi sta opprimendo. Detto ciò, partiamo subito con questo video di consigli musicali di Frusciante, ovvero il sottoscritto, e partiamo dagli anni 60. Per gli anni 60, come sapete, c'è sempre un'altissima scelta, come gli anni 70, 80, in realtà forse per tutta la storia della musica, ma pop e rock. Ma negli anni 60 c'è veramente tantissimi gruppi di cui vorrei parlare. Uno di questi è un gruppo che in realtà non ha mai riscosso, tranne che nel genere di alcuni estimatori dell'hard rock o del metal, purtroppo, perché in realtà, specialmente il disco che vi sto per parlare, del 1968, in realtà è un disco molto particolare, di una specie di heavy rock psichedelico, quasi a tratti hard rock, quasi proto-punk. In altre, è un disco fantastico, quello dei Blue Cher, Vincebus Eruptum, appunto del 1968, un disco straordinario, suonato benissimo, con dei muri di riff di chitarra meravigliosi, psichedelici e pur noise quasi, allo stesso tempo un basso cavalcante, una sezione ritmica straordinaria e delle melodie che sono veramente ottime, sia di voci che di chitarra per l'appunto. Un disco veramente notevole, una bomba, per me uno dei capolavori degli anni 60. E qui, al di là della grandiosa versione di Summer in blues, che è veramente micidiale, una delle migliori mai sentite, colpiscono a bestia i riff di chitarra. Questo disco comunque utilizza proprio le sonorità per disturbare attraverso anche soli lick di chitarra originalissimi per l'epoca, e che anticiperanno anche gruppi come appunto le Zeppelin, che esordiranno comunque l'anno dopo, e altri ancora, e quindi anche proto metal in un certo senso, proto hard rock dell'epoca. E questo disco è meraviglioso, ripeto, oltre alla Summertime Blues, che è veramente una versione spettacolare, impossibile dimenticarsi del capolavoro della band, forse il capolavoro di tutti i tempi, Out of Focus. È un pezzo micidiale, un anthem, chiamiamolo così, memorabile, un pezzo di quelli urlati a squarciagola, suonati benissimo, un pezzo gigantesco, così come sono altissimi anche Doctor Please, Second Time Around. Insomma, un disco breve, nel senso che sono solo 6 canzoni, breve nel vero senso della parola, perché comunque dura 32 minuti, e perché passiamo, come ho detto, da pezzi molto più lunghi, come gli 8 minuti della grandissima Doctor Please, fino ai 3 minuti appunto della grandissima Out of Focus, e poi ancora con il pezzo meraviglioso secondo me che chiude il disco, già citato Second Time Around, ma anche le altre, la mitica Rock Me Baby di B.B. King coverizzata in maniera splendida, e anche l'altra cover ottima, Parchment Farm, che funziona benissimo. Quindi un disco di heavy rock in un certo senso, di psichedelia, di acid, di space rock in anticipo, quindi un disco molto anticipatore di molte sonorità, ben cantato, proprio ben suonato, prodotto sporco nel modo giusto, una psichedelia che si mescola con questo heavy rock, e alla fin fine insomma dà il modo di dare spazio a un certo tipo di sonorità che poi non verranno mai dimenticate, verranno riprese secondo me sia dal grunge che da un certo tipo di psichedelia alla Motor Psycho, se vogliamo, e tipo di neopsicadelia anni 90, che non si dimenticherà sicuramente di questo disco, e anche degli anni 2000, considerando anche gruppi come Black Angels e altro. Insomma, per me questi Blue Cher sono un grande gruppo. Oltre questo ci sono almeno altri 3-4 dischi notevoli, ma questo, il secondo, il terzo e il quarto sono veramente delle perle gigantesche dell'hard rock e della psichedelia, che verrà sempre più abbandonata dopo il terzo disco, va detto. Qui l'incrocio è geniale, le canzoni sono composte benissimo, il gruppo, Dick Peterson a voce e basso, Leigh Stephens alla grandissima chitarra di questo disco e Paul Whaley alle batterie, formano un classico trio rock veramente bomba. E quindi, che dirvi di più, per me un assoluto acquisto da avere a tutti i costi. Metterò il link qua sotto, fate un po' voi. Il disco degli anni 60 è questo, 1968, Vincebus Eruptum dei grandissimi Blue Cher.
Per gli anni 70 ho deciso di darvi un disco per me eccezionale. Il disco di cui vi voglio parlare è del 1974, è Todd, del grandissimo Todd Rundgren, produttore gigantesco e uno dei musicisti pop e rock più influenti e importanti di tutta la storia della musica. Fattosi le ossa nei Nuts, gruppo garage proto-punk negli anni 60, di cui era il chitarrista, il nostro è diventato un po' l'istrumentista, e prima di arrivare a questo Todd aveva già firmato 2 o 3 dischi meravigliosi a suo nome, ma con questo Todd secondo me si chiude un cerchio, e il nostro, scoprendo più che altro sintetizzatori, tastiere e tutto il resto, porta avanti il suo rock in maniera enorme. E basterebbe la grandissima apertura con, diciamo, il pre-opener How About a Little Fanfare, che esplode subito nella bellissima canzone molto glam, abbastanza hard rock, che è I Think You Know, prima perla di un disco fenomenale dove ogni canzone praticamente parla a sé e ha un genere a sé, ci sono pezzi strumentali clamorosi e il nostro suona tutti gli strumenti praticamente nel disco, tranne qualche piccola eccezione. Un multistrumentista clamoroso, un compone, arrangia tutto lui in maniera gigantesca. Ci sono dei pezzi che sono rimasti proprio nella storia della musica, come la grandiosa The Spark of Life, oppure incredibile A Dreams Goes On Forever. Qui un pezzo dietro l'altro, ballate folk si spaziano attraverso la loro stessa composizione tra lo space rock, l'acid rock, l'hard rock, il glam rock, l'art rock, la psichedelia, il progressive, c'è tutto qua dentro, però visto con un'ottica sempre originale e particolare, perché seppur magari si parte da una condizione progressive che sembra già sfruttata, dopo 40 secondi il nostro Rundgren riesce subito compositivamente, arrangiativamente e come arrangiatore a cambiare le carte in tavola e a rendere la composizione in realtà completamente diversa da quella che ci poteva sembrare all'inizio. Questa è una cosa che funziona in tutto il disco. Il funk si mescola col pop, con lo space rock, col power pop e con una specie anche di proto punk pure qui, e qui siamo di fronte a un disco epocale. 4 lati di disco per 1 ora quasi 10 di pura grandiosità, è un esperimento dietro l'altro. Il nostro Don Rundgren con questo Todd si porta avanti sempre di più, ripeto, da una mano alla new wave, inventando 2 o 3 cose che verranno completamente prese da altri, e riporta in voga un certo tipo di progressive art rock che fino allora stava morendo e stava agonizzando su roba, insomma, ormai veramente di maniera. In più inventa quasi il power pop alla Cheap Trick ancora prima, e in più trasforma lo space rock in qualcosa di quasi glammoso, e unire questo space col glam è una cosa magnifica, e i pezzi si snocciolano uno dopo l'altro nella loro bellezza. The Last Ride, The Walk Café, Don't You Ever Lean, la chiusura con Sosnoff, 1984, bimbi, qui siamo di fronte a un capolavoro assoluto del rock e il pop tutto. Questo è un artista quasi classico, un genio secondo me, un mostro totale, che per altri 2 o 3 dischi ancora da uno di quegli artisti che sono quasi tutti completamente sconosciuti e che invece meriterebbero molto di più. Questo Todd è un disco secondo me essenziale per chi ama il glam, l'art rock, il progressive, la psichedelia, lo space rock, il power pop, la new wave, l'hard rock, tutto, perché è uno di quei dischi da cui tutti dovrebbero passare per capire, insomma, da e come la musica rock possa essere stata influenzata anche da gente come Todd, appunto, che non ha venduto quasi un cazzo, se non particolarmente in qualche paio di pezzi, ma che in realtà ha portato avanti la musica rock molto di più di tanti nomi rinomati che hanno venduto milioni di copie e che non sanno fare altro che copiare gli altri. Todd, ovviamente, non ha mai copiato un cazzo, ha al limite riciclato, inventando ancora qualcosa di nuovo. Quindi, grandissimo disco, lo metto qui sotto, Todd Rundgren, Todd del 1974, capolavoro, uno dei 3 o 4 del mitico Rundgren. Per il disco degli anni 80 ho scelto un disco di musica sperimentale, pop sperimentale d'avanguardia, quindi sulla uscita della new wave parte finale. Il disco è di Anxiety e si chiama Soul Possession. Little Anne è nata come chiara punk rocker sulla scia dei Cress, ha fatto 2 o 3 pezzi molto interessanti per poi esordire come solista in realtà pura con questo Soul Possession, appunto, nel 1984. Disco assolutamente interessante e imperdibile per me dell'epoca. Si parte subito con l'apertura di Closet Love, che è un pezzo grandissimo, di pura new wave, quasi alla Flying Rig, a Lizard, ancora più schizzati. Un sistema musicale fatto di batterie elettroniche, batterie vere, tanti sintetizzatori, una voce, quella della Anxiety, veramente da panchette di primo livello. Questo primo pezzo già mette in chiaro, insomma, da che piano stiamo cascando. Un lavoro sul pop, un lavoro
su una costruzione melodica, ma anche sul rumore in un certo senso. Nonostante poi alla fin fine, insomma, le tastiere e i suoni quasi orientaleggianti un po' alla Japan la facciano da padrone, specialmente nel ritornello. Il pezzo successivo, Third Gear, può ricordare un po' l'Idea Lunch, un modo tribalissimo, batterie tribalissime, percussioni su questo piano e su questi pochissimi giri di percussioni, anche modello xilofono e tutto il resto, seguite da una chitarra morbosissima e da una voce, come ho detto, alla Lunch, che rende il tutto veramente ansiogeno, rende il tutto molto molto cupo e più dark del pezzo precedente. Siamo di fronte a un pezzo qui, secondo me, quasi del gotico naturale, che però viene innestato appunto da questi elementi world che ne spezzano la tipicità. La nostra grande Little Annie poi in Turkish Girl tira fuori un noise clamoroso, un rumore che si spezza su queste batterie quasi industriali con questa voce distorta, per regalarci uno dei migliori pezzi degli anni 80 e una escalation appunto di sonore, di sonorità sempre più distorte, sempre più irruente, sempre più fastidiose anche all'orecchio, e questo mi piace, proprio un disco che va ascoltato per essere compreso veramente. Barn After Team poi è veramente un salmo quasi su dei suoni, dei rumori di pietre che sembrano cadere, ci viene portato avanti dalla voce di Anne in un mondo desolato e distrutto, veramente meravigliosa. Non che il grandissimo semi synth pop di Sad Shadows sia da meno, anzi, qui siamo di fronte a una canzone più leggera, più ascoltabile, ma sempre indubbiamente composta e arrangiata in modo assolutamente eccezionale, e la chiusura con Waiting for the Fun, oltre all'ironia del titolo, è veramente geniale. Quindi grandissimo disco per me questo del 1984 di Annie Anxiety, che butta giù un disco memorabile per me, uno di quei dischi da avere assolutamente, avanguardia, sperimentazione, new wave, pop, power pop, noise, ci si trova un po' di tutto per chi abbia voglia di ascoltare qualcosa di non facilissimo, che però risulta in un paio di pezzi addirittura ballabile se non ascoltabile al massimo dei livelli. Certo è che nel complesso il disco non è facile, ma anche questo è il suo bello, il dover insomma accendere il cervello più volte per cercare di capire anche un certo tipo di armonie e di ricerche che la nostra riesce a mettere in questo grande disco, come ho detto, dell'84, Soul Possession. Il link è qua sotto, io se fossi voi non ve lo farei assolutamente scappare. E siamo agli anni 90. Per gli anni 90 ho scelto, secondo me, un capolavoro immane del quale dovrei solo dire il titolo e il nome della band per poter, insomma, finire questa mia discussione, ovvero Loveless 1991, My Bloody Valentine, uno dei gruppi più importanti della musica del rock, nonostante abbia fatto due dischi più quello di pochi anni fa, che secondo me se lo potevano anche tenere, ma con Easy in Anything del 1988, già capolavoro, e poi con questo Loveless, super capolavoro, segnano la musica moderna in maniera assoluta, e riescono a tirar fuori il pop, lo shoegaze, è un certo tipo di post-punk e di new wave mai sentita prima in questo modo, seppur chiaramente con rimando di Jesus and Mary Chain, di Psycho Candy e di molto shoegazer nato prima di loro. Ma qui lo shoegazer viene proprio in un certo senso deflagrato dalla composizione interna, che assume anche forme da mercy beat, da punk rock, da space rock, da psichedelia. È un disco assolutamente eccezionale, che si apre con un pezzo clamoroso, ovvero Only Shallow, anche primo singolo e video del disco, ed è subito, si capisce, su questo ritmo martellante e incalzante di basse batterie, queste chitarre reverberate lontanissime con queste voci sussurrate, si capisce subito che da che piano si casca. La composizione è a un livello altissimo, cioè siamo di fronte alla rigenerazione del pop e dello shoegaze nel giro già del primo pezzo, un pezzo meraviglioso che subito ti catapulta nelle atmosfere comunque malinconiche di un gruppo assoluto, cantata con quella voce strascicata quasi Nico, ma un Nico in acido, diciamo così, dalla grande Blinda Butcher, che canta e suona la chitarra nel gruppo. Diciamo subito anche gli altri componenti del gruppo di questo disco, che sono Colm Compling alla batteria, tutti i sampling assurdi che si sentono nel disco perché l'elettronica entra qui ufficialmente con i My Bloody Valentine in questo disco, la grande Debbie Coog al basso e il mitico Kevin Shiela, chitarra, voce, sampling, tastiere, tutto quello che può esistere in questo disco meraviglioso, che comprende la stupenda Lumer, altro pezzo indiscutibile. Ma il disco comunque è tutto un pezzo più bello dietro l'altro, veramente questo è un capolavoro, secondo me uno dei migliori dischi della storia del rock tutta, uno dei miei 100 dischi preferiti, lo porterei su un'isola deserta, è meravigliosa. When You Sleep è un pezzo a dir poco straordinario, Soon, I Only Said, tutta roba che veramente lascia senza fiato, suonata da Dio, interpretata da Dio, prodotta da un allievo di Brian Eno come Alan Moulder, produttore ingegnere del suono con Controcazzi. Questo è un disco straordinario, uno dei dischi più belli e intelligenti e mai sentiti, io una cosa del genere l'ho sentita veramente raramente. Insomma, in conclusione, per me è un disco meraviglioso che riprende la psichedelia degli anni 60, riprende un certo tipo di ritmo anche martellante del noise degli anni 70-80 della new wave, che risuona come
la new wave più psichedelica di Sisu e Mary Chain, ma che in tutto questo però risulta essere originale, perché i nostri riescono a cantare, a strutturare le melodie, a usare un muro di feedback su feedback che porterà questo disco ad essere secondo me uno dei più amati fra tutti quelli che amano veramente il rock e non solo quello che vende. Questo Loveless del 1991 segna tutti gli anni 90 insieme a Toon Baby, che pure è venuto molto di più, è uno di quelli che ha dato il suono a un certo tipo di musica, un suono che non verrà mai più cambiato, perché quello di My Beloved Valentine secondo me è lo showcase definitivo. Qui siamo di fronte a un capolavoro di livelli monumentali, così come Raise Anything, e siamo di fronte a un disco che secondo me nessun amante della musica può perdersi, perché è veramente eccezionale. Qui si tocca dei livelli stratosferici, livelli che forse, come ho detto, forse solo altri 50-100 dischi della storia del rock potrebbero forse raggiungere. Qui siamo a dei livelli immani. Velvet Underground convivono con i Jesus and Jerry Chain, che convivono con i Sonic Youth, che convivono con i Doors. Qui siamo di fronte, e con i Cocteau Twins, veramente a una cosa unica, rarissima. Il link è qui sotto, non me lo lasciate sfuggire. Loveless è uno dei dischi della mia vita e deve essere il disco della vita di ognuno di voi. Il primo disco degli anni 2000, ovvero della prima decade, che vi voglio consigliare è di un artista giapponese. È un disco meraviglioso del 2008. La nostra è un'artista gigantesca, Miraka Goto si chiama, gli è stato costruito intorno, perché lei è una grandissima cantautrice, questo gruppo i Midori. E questo disco è del 2008, con un titolo lunghissimo, Hello Everyone, Nice to Meet You, We Are Midori, è veramente uno dei dischi più pazzi, violenti e assurdi che mi sia mai capitato. Dopo un ninnolo di 40 secondi con cui si apre un'ouverture del disco, parte in maniera micidiale, assolutamente violentissima, un pezzo di un'unicità clamorosa, e che mette in mostra tutta la violenza della nostra cantante, che sguaiatissimamente riesce a costruire delle melodie fantastiche su una sezione ritmica potentissima e su delle chitarre noise clamorose. Questa è Yukiko-san, un'apertura che già ti mette con le gambe per terra e ti dice ok, si casca da questo piano. Ma il disco poi è una continua serie di emozionanti e clamorose soluzioni, quasi alla Pereubo, alla Tuxedo Moon, in un certo senso. Ci si trova dentro anche quel tipo di new wave, ci troviamo dentro anche un certo tipo di grindcore, ci troviamo dentro il noise, ci troviamo dentro esperimenti jazz fusion. Basterebbe guardare l'ultima strumentale clamorosa, dove tutto si fonde in un rumore assillante, assordante, pur che lascia spazio a momenti di magia musicale eccellenti e che lasciano proprio le urla da casa per far salire sempre di più la potenza strumentale. Howling Jikoku poi in pezzo meraviglioso, così come Old MacDonald at the Farm o la ballata Five Rhythms, il blues schizzato di Power Song of Love. Qui siamo di fronte a un disco assolutamente essenziale, un altro dei dischi migliori degli anni 2000, anche questo praticamente passato quasi inosservato, eppure ha dalla sua tutto questo sistema noise, experimental rock, art rock, punk rock alla stragrande, hardcore, post-hardcore, post-punk, una tota, c'è tutto dentro e nulla, nel senso che questi Midori comunque, grazie alla potenza della cantante, alla sua ispirazione, grazie anche alla grandiosità di questi musicisti che tecnicamente sono mostruosi, il disco riesce ad essere veramente perfetto per i suoi anni, riesce a portare l'agonia e l'angoscia della nostra attraverso dei testi clamorosi, se tradotti, perché sono in giapponese chiaramente, il disco però c'è in giapponese e in inglese, ma detto questo è un disco clamoroso in tutti i suoi modi, eccellente per costruzione delle ritmiche, sono sempre fantastiche, si va dall'industriale al lounge, al jazz, al blues, all'hard rock, al metal tirato, all'elettronica, ritmiche fantastiche, un uso dei sintetizzatori e delle tastiere eccezionale, e poi un uso incredibile delle chitarre, dei muri di suono e delle urla e delle distorsioni. Qui siamo di fronte a un disco per me epocale, uno di quei dischi che poi se ne parlerà fra 30 anni, del 2008, non lo caga nessuno, l'avremo comprato in 12 in tutto il mondo, spero che questa mia video recensione ne faccia comprare magari una ventina in più, perché questi Midori della Goto se la meritano veramente, perché sono un gruppo secondo me eccezionale, un pezzo dietro l'altro, uno più bello dell'altro, tutti diversi ma tutti collegati dalla follia della nostra cantante, dalla poesia generale di tutti i testi, della grandiosità musicale, del rumore e del suono, del silenzio che riesce a passare in questo tipo di musica punk rock, noise, jazz, instrumental, non sai, mi amo mai come definire, perché appunto la definirei semplicemente una new wave, ma che in realtà non ha niente a che vedere con i gruppi new wave che seguivo
seguono quell'onda, perché qui, al di là dell'ispirazione di quel tipo, ce ne sono di altri mille tipi, addirittura anche le cantilene, diciamo, per bambini quasi orientali giapponesi, com'è questo grandissimo gruppo. Ripeto, Midori con questo disco fantastico del 2008 meritano, qui sotto metto il link, di essere assolutamente acquistati, perché sono una delle cose migliori uscite dal XXI secolo, eppure, come al solito, nessuno se li ca di struscio. E siamo al disco della seconda decade. Il disco della seconda decade che vi voglio consigliare è un disco degli Stub Scotch, disco veramente bellissimo, un disco di new wave noisizzante, di post hardcore, di avant-garde, di experimental, c'è un po' di tutto ancora qui all'interno di questo disco meraviglioso, che secondo me è un capolavoro assoluto, questo degli anni 2000, proprio un disco di quelli da vedere, da ascoltare, riascoltare, riascoltare fino alla fine. Trio di Bloomington nell'India, sono dediti a questa specie anche di industrial, di questo art rock modificato, c'è il metal, c'è il prog, addirittura c'è tutto dentro questo disco, eppure c'è nulla. Esordino nel 2014 già con un buon disco che però era un po' hardcore, un po' progressive, un po' sulla scia, diciamo, di gruppi di quel tipo che andavano in quel periodo, e invece venne fuori con questo 2017, con questa meraviglia di capolavoro immane che si apre con Open Senji, un pezzo che subito è una dichiarazione di guerra, una batteria martellante industriale con dei suoni orrorifici, allucinanti, di bassi e chitarre e synth che ti distruggono, con una voce marziale e martellante che ti percuote il cranio. E già il disco qui si mette tutto davanti e ti dice subito che cosa, quali sono le intenzioni dei nostri. Tyler Bransford al voce e al basso, James Varvek alla batteria e Zach Urbad alla chitarra, il tutto chiaramente poi col produttore che manipola con tape e tutto il resto. Un disco fenomenale, un disco clamoroso che va dal rock quasi post alla Mogwai di Styles fino al noise, il puzzle noise, diciamo, di Radio Spiricum. Poi meravigliosa è la stessa Uncanny Valley, un post hardcore clamoroso, e anche sta con una title track geniale, così come sono bellissime poi Hans Drassed, Tanic, che è di poco meravigliosa, che a me ha ricordato come altri pezzi un po' di Perubo e un po' di un certo tipo di post punk più art rock, ecco, un pochino meno punk e più portato all'avanguardia all'interno del punk e del post-punk stesso. Black Effigy Speaks è una ballata assolutamente sul baratro della morte, un po' come tutto il disco è un'agonia, anche questo è un certo senso di angoscia, vuole instillare e raccontarci un mondo devastato e devastante. Hide Me è meraviglioso nel suo arpeggiare di chitarra distrutto da botte di noise wave veramente gigantesche, un disco che in ogni pezzo fa scoprire qualcosa di diverso, senza contare ai Master, che è dove sembra di trovarsi di fronte a un pezzo grindcore suonato nel 2140, un pezzo meraviglioso che ti spacca i reni. Look Inside a Fire Pit è un altro ballatone darchissimo e veramente cupissimo, di dimensioni enormi, con un testo gigantesco. E The Bungal Front and Frame Forest è forse uno dei pezzi più belli degli anni 2000, un pezzo tribale, un rituale, un'angoscia quasi totale, eppure una beltà nell'ascolto di questo pezzo che rimane veramente nell'orecchio nonostante la sua difficoltà, dove la voce di Flansford sicuramente aiuta, nel senso che è così malata, così in un certo senso perversa, oltre che incazzata, è sempre sul punto quasi di cadere. Quindi per me questo è un disco veramente meraviglioso, un disco di art rock, experimental rock, chiamato come cazzo vi pare, noise wave, fate quello che volete, ma è uno di quei dischi industriali, neo-industriale, new wave, non me ne frega niente, è un disco meraviglioso che tutti gli amanti anche del progressive, della psichedelia, della acid rock, di tutti i generi dovrebbero avere, che qui in questi dischi underground, veramente questo è un disco veramente underground, un gruppo praticamente sconosciuto, vendete, comprate i dischi, li fate solo un piacere, perché sono gente veramente che suona per l'arte e non per andare a farsi vedere solo alla televisione e dire cazzate. Qui siamo di fronte a un gruppo meraviglioso, a un disco a dir poco capolavoro, seguito da un altro ottimo disco, ma questo qui secondo me del 2017 è veramente incredibile, un'epopea di 14 pezzi, mi pare uno più bello dell'altro, tutti che hanno qualcosa da raccontare, tutti suonati e interpretati e arrangiati da Dio. Questi è Uncanny Valley, questo è il disco di questi meravigliosi Stub Scotch che qui regnano e portano a casa uno dei più bei dischi, come ho detto, del XXI secolo. Qua sotto il link, fate un po' come vi pare, ma questa secondo me è roba da non farsi scappare assolutamente.
E quindi questo video molto veloce su consigli musicali è fatto di maggio 2021, il prossimo video dovrebbero essere i consigli letterari e poi si va avanti così fino alle monografie, consigli del mese e di nuovo tutto il resto, poi i classici, vediamo un po' cosa infilarci dentro, se esce qualcosa in Oriente ci si butterà anche quello. Insomma, come dico sempre, i consigli musicali sono brevi, cerco di dire quello che posso ma non conto un cazzo, ascoltatela questa roba, se vi piace compratela o se vi fidate del frusciantone intanto compratela, poi se non vi piace a regalarla a qualcuno, troverete sempre il tempo. Se non gli piace anche lui lo regalerà a qualcuno che prima o poi apprezzerà, ecco, diciamo così. Quindi per me questo video sono sempre video di nicchia che vedono in pochi, ma che faccio sempre volentieri perché la musica secondo me è il mio amore più diretto e grande, e quindi che posso fare, io mi piace tanto consigliare i dischi, e quindi insomma se volete scoprire qualcosa di diverso dai soliti gruppi di classifica, anche se in questo video ce ne sono come in tutti gli altri, questo video può fare per voi. Quindi un abbraccione gigantesco da Livorno e soprattutto un bacio gigantesco a mia moglie Eleonora, senza la quale non sarei in negozio e mai penserei di fare questi video. Buona Ugo